Conoscete il rapace notturno più piccolo che abbiamo in Sardegna? Con l'arrivo dell'estate e il calare delle tenebre, nelle montagne si prepara un palco, dove diversi interpreti si preparano per l'esibizione. L'ambiente montano lentamente si trasforma, le ombre si allungano, la maggior parte degli animali si preparano per la notte, gli uccelli diurni smettono di cantare e cedono la scena ai nottambuli della foresta. Dagli anfratti di roccia e fitti boschi provengono suoni e vocalizzi più o meno melodiosi. Tra le specie che rendono musicali le notti estive, l'assiolo è sicuramente un protagonista. Il suo canto cadenzato e continuo riempie il bosco. Il numero di esemplari nel periodo estivo aumenta, perché questi uccelli sono estivanti nella nostra isola, cioè compiono una migrazione dall'Africa per riprodursi nel nostro territorio. Conosciamolo meglio. Appartiene alla famiglia degli strigidi, come gufi e civette. Si riconosce per le piccole dimensioni, gli occhi gialli e il piumaggio mimetico. Usa come nido le cavità degli alberi ed è estremamente utile perché la sua dieta è composta principalmente da insetti. Preferisce vivere nei boschi, ma si può incontrare anche nelle zone rurali, vicino ai paesi o in aree coltivate. Come tutti i rapaci notturni, ha un volo silenzioso che gli permette di passare inosservato. La tecnica di caccia si basa sull'agguato. Sceglie dei posatoi sopraelevati dei quali individuare le prede, per poi lanciarsi e catturarle. Per fare questo, utilizza principalmente l'udito, il suo senso più sviluppato. Il momento della riproduzione comincia con la formazione delle coppie, che restano stabili sino alla fine della stagione. La femmina depone in media 4 uova che vengono covate per 30 giorni. I giovani appena nati rimangono nel nido per 20 giorni, ma appena hanno la possibilità escono per esplorare i dintorni. Questo piccolo rapace notturno è in pericolo a causa della diminuzione dell'habitat e dei pesticidi utilizzati in agricoltura. Per salvaguardarlo dobbiamo evitare di disturbarli e mantenere un ambiente sano. Solo così potremo continuare ad ascoltare il suo canto estivo.